Quando si ha soldi da buttare nell'inceneritore della stravaganza, i super ricchi non hanno pietà. Molte volte spendono i loro soldi per cose futili, solo per comparire nella prima pagina del giornale. Oggi vedrai come alcune delle più ricche star sperperano i loro conti bancari in cose oscene che ti faranno venire la rabbia. Il magnate dell'industria tessile Pankaj, quando si tratta di stile, non ha rivali. La sua camicia ha bisogno di 4 guardie del corpo per evitare di essere assalita dai criminali. In occasione del suo 45esimo compleanno, si è regalato una camicia molto speciale, tutta d'oro, dal peso di 4 kg e dal valore di 170.000 euro. Questo indiano sa qual è il vero lusso. Lui ha affermato che nonostante sia fatta con materiale molto prezioso, sia comoda da indossare e persino facile da lavare. Per confezionare la camicia in oro con 7 bottoni e da 18/22 carati ci sono voluti 20 artigiani e ben 3200 ore di lavoro. Il cane è il miglior amico dell'uomo e ogni padrone farebbe qualsiasi cosa per l'amichetto a 4 zampe, però alcune celebrità non conoscono i limiti. Questa che vedi è una casa su 2 livelli, aria condizionata, mobili d'antiquariato, lampadari, divani in pelle, c'è proprio di tutto nella villa progettata da Paris Hilton. Peccato che non sia per lei ma per i suoi 20 cani. La ricca ereditiera ha fatto costruire un appartamento identico al suo qualche anno fa. Ora pare che sia in corso un restyling per rendere la residenza ancora più fashion. Il sultano di Brunei, che vanta un patrimonio netto di 17.8 miliardi di euro, vuole essere sempre impeccabile di fronte alle telecamere. Così ogni mese vola dal suo barbiere di fiducia per farsi accorciare i capelli. Quest'ultimo si chiama Ken Modesto ed è uno dei parrucchieri più fortunati del pianeta. Infatti per ogni taglio incassa 15.000 euro. Certo, se sbaglia anche solo di un millimetro rischia una pena di morte, ma direi che il rischio sia ben ripagato. Ovviamente il cibo, l'hotel, il volo e varie spese sono tutte a carico del sultano. È chiaro, i miliardari possono permettersi le cose più esotiche di questo mondo. Avere uno supercar da 500.000 di euro rientrerebbe quasi nella norma, ma la toilette completamente d'oro io la trovo davvero esagerata. In quale mondo avresti bisogno di fare le tue cose su un gabinetto d'oro munito di carta igienica dorata? Io, a dire il vero, mi sentirei parecchio a disagio e probabilmente non riuscirei nemmeno a scaricarmi seduto su un pezzo di metallo da chissà quanti milioni. Tutti abbiamo inciso il nostro nome sulla sabbia o ci siamo sbizzarriti con creazioni artistiche di ogni genere. Ma i miliardari sono un popolo a sé e con i loro soldoni possono sbrigarsi su grande scala. L'artefice di quest'opera è lo sceicco Ahmad bin Hamdan Al Nahyan, che non sapendo più in che cosa investire il suo tesoretto, ha deciso di lasciare una scritta indelebile nel deserto. L'eccentrico sovrano si è fatto fare una scritta talmente grande da essere visibile perfino dallo spazio. L'intero nome si estende per circa 3 km sull'isola dello Sceicco.